quel tempo, Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò e si lavò e tornò. Che ci vedeva? Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero da farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Ed egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto? Ecco Lui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Una carezza di luce sul cieco. Gesù tocca e illumina gli occhi di un mendicante che ci rappresenta tutti. Una carezza di luce che diventa una carezza di libertà e di gioia, perché ti rende libero e gioioso. Il cieco non riceve da Gesù spiegazioni sulla sua malattia, ma riceve compassione. I farisei non provavano compassione. A loro interessano le regole, non un uomo felice. Funzionari delle regole e analfabeti del cuore. Attenzione, è una dura lezione. I farisei mostrano che si può essere credenti senza avere pietà. Nelle parole dei farisei ricorre spesso il termine peccato, peccatore. Sappiamo che sei peccatore, sei nato nei peccati. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Il peccato per loro è la categoria che spiega chi è Dio e chi è l'uomo. È il perno attorno a cui tutto gira. Gesù però non ci sta. Né il cieco ha peccato, né i suoi genitori. Bisogna avere il coraggio di riconoscere che molta religiosità è rimasta prigioniera di questa ottica. Ed è così consolante vedere che Gesù la ribalta completamente. Dio è compassione, è mano viva che tocca il cuore e lo apre, amore che fa ripartire la vita. Ed è così consolante vedere che Gesù ribalta completamente questa ottica. Dio è compassione, mano viva che tocca il cuore e lo apre. Amore che fa ripartire la vita.